La giornata di oggi è una giornata secondo me molto importante, è una riflessione sui minori, sui loro problemi, sui loro diritti. Non c'è dubbio che vanno ringraziate le associazioni culturali che hanno sottolineato l'importanza di questa giornata che viene celebrata dappertutto. Il minore oggi è l'elemento debole di una società. Certamente non dobbiamo attendere appunto i fatti eclatanti quali quelli della pedofilia, della pedopornografia o altro. Esiste anche una violenza a volte maggiore, il padre che uccide la madre alla presenza dei minori. Esiste ancora una violenza maggiore, costringere all'accattonaggio, esiste ancora una violenza più efferata, è quella di utilizzare i minori per il prelievo degli organi nei paesi magari del terzo mondo, per utilizzare poi gli organi nei paesi del cosiddetto mondo civile. Ma soprattutto io penso che una riflessione la dobbiamo fare su una violenza meno graffiante, ma certamente più insidiosa e forse più grave, è l'indifferenza che nel mondo di oggi, nel mondo del consumo, dove i genitori troppo spesso sono diretti e vogliono lavorare sempre di più per guadagnare sempre di più, trascurano proprio i loro doveri genitori. E in quante famiglie, soprattutto nelle grandi città, alle 6 del mattino lasciano i bimbi negli asili nido, negli asili, per riprenderli poi tardo pomeriggio, quando magari marito e moglie sono tutti pieni di tensione e di nervi, e non si accorgono che i bambini crescono, che i bambini hanno bisogno dei genitori che li seguano. Io penso che una riflessione profonda, seria, attenta, penetrante deve essere posta in essere oggi proprio con riferimento al modo con cui spesso i genitori sono distratti rispetto a personalità in formazione e soprattutto rispetto appunto al privilegiare il consumo e non già la formazione dei propri figli. Ecco, l'avvocatura, anche quella castrillarese, è attenta a queste problematiche. Chiaramente in ogni sede culturale e parlamentare proporrà appunto le sue sollecitazioni affinché appunto questa società diventi sempre meno violenta e soprattutto affinché i bambini abbiano una grossa attenzione, perché appunto saper accogliere, saper formare i bambini significa avere un domani problemi sociali di caratura molto minore. In pratica noi quest'anno abbiamo pensato di, sai che ci occupiamo ogni anno della giornata mondiale del minore, l'anno scorso abbiamo toccato come tematica la separazione, gli effetti che può avere la separazione su un adolescente, e in quell'occasione è stata presentata una favola che io ho scritto che parla proprio di un adolescente e come vive questo disagio di questa separazione dei suoi genitori. Quest'anno come tema invece abbiamo voluto allargare un po' una tematica che racchiude tutti i tipi di violenza, perché molto spesso si parla solo di violenza, di pedofilia, ma non c'è solo la pedofilia. Non che io voglia giustificare la pedofilia, perché me ne guarderei bene, però io penso che la pedofilia sia soltanto una delle tante violenze che la nostra società oggi malata stia subendo. È come se si parlasse di apocalisse, però non si guarda che l'apocalisse è la storia che si sta regredendo. Perché dico la storia sta regredendo? Perché c'è una cosa bellissima che mi veniva in mente mentre venivo qua. La storia è infinita. Chi non conosce questo film? La storia è infinita. In questo film si parla del vuoto che annulla la fantasia. Io oggi dico, questo vuoto non annulla più la fantasia, perché la fantasia è ancora fervida, nei bambini almeno. Ma oggi c'è un vuoto politico, un vuoto istituzionale, un vuoto anche per quanto riguarda l'educazione, quindi nelle famiglie. Sempre di più questi ragazzini vengono affidati alla televisione, televisione che non si può certo definire educativa oggi, anche perché molti cartoni animati parlano di sporcizia, si usano le parolacce e c'è una fantasia forse eccessiva, secondo me, che non compensa una mancanza di fantasia, ma addirittura la esalta. E quindi questo bambino è abbandonato a se stesso, non ha più regole. Ecco, abbiamo pensato un progetto,
Abbiamo pensato SOS minori. SOS minori, qual è l'obiettivo di SOS minori? Noi vogliamo partire dai no che fanno crescere, quindi partendo da uno storico, come la storia di Pinocchio, proprio il classico no che fanno crescere, quindi la coscienza da formare, fino ad arrivare a una coscienza consapevole, come dicevo prima, i due mondi paralleli, che è la favola che ho scritto io, dove l'adolescente viene ad essere consapevole del dolore e trasforma questo dolore in un mondo alternativo, quindi riesce a rendere il suo mondo migliore rispetto a quello che stava vivendo, e in questo modo riesce a salvare anche il matrimonio dei suoi genitori. Non sempre si ha un lieto fine, lo sappiamo, perché purtroppo non sempre c'è un lieto fine. Però quello che noi ci auguriamo con questo progetto che stiamo elaborando insieme con il Centro Studi e Ricerche Economia e anche con CERT di Castrovillari, e speriamo si unisca a noi anche il CIF di Castrovillari, perché l'abbiamo contattato, perché ci farebbe piacere, visto che si occupano anche loro di violenza sulle donne, ma è sempre violenza, perché anche una bambina è una donna. Quindi se parliamo di violenza dobbiamo partire dalla minore di 5 anni a salire, anche perché oggi la violenza non ha età. E in televisione le pagine del telegiornale sono piene di violenze sui minori, soprattutto nei paesi del terzo mondo. Vediamo che viene violentato un bambino ogni 5-20 minuti, e poi a volte vengono anche uccisi questi bambini. Cioè non solo la violenza, ma anche la pena crudele della morte, cioè mi stai togliendo la vita, me la togli due volte. Ecco, questo progetto serve proprio a sensibilizzare, perché oggi sembra che la giornata mondiale del minore sia diventato soltanto un momento dove in televisione si chiede 2 euro per il bambino che ha fame, 3 euro per il bambino lasciato in abbandono, 4 euro per casa di accoglienza, 5 euro... Sono tutte iniziative bellissime, io non critico queste iniziative, però io penso che non è sufficiente parlare del minore soltanto in questi termini, 2 euro, 3 euro, 4 euro, ma bisogna dare anche una dignità a questi minori. E la dignità gli si può dare soltanto riconoscendo che è un uomo in miniatura, che è l'uomo del futuro, che è l'uomo che porterà avanti il nostro futuro, e quindi è solo riconoscendo la loro dignità che noi potremmo domani rendere il nostro mondo migliore. Questo è il progetto che noi, è un po' ambizioso, ma è il progetto che l'associazione Centro Studi Oltre la Difesa si è prefisso insieme con il Centro Studi Economia.